Il direttore scolastico della scuola dell'infanzia privata Capitanuncino di Fiumicino ha scritto una lettera al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per denunciare la drammatica situazione che stanno vivendo i titolari delle materne e dei nidi privati del territorio. A causa dell'emergenza coronavirus, infatti, rischiano di non riaprire le proprie strutture. Sono arrivato da scrivere al Presidente della Repubblica perché in tutti i decreti che si sono susseguiti in questi giorni le scuole private dell'infanzia non vengono menzionate da nessuna parte. Parliamo di circa 13.000 microimprese che si dedicano alla scuola dell'infanzia e ai nidi in tutta Italia. Dietro a queste 13.000 microimprese ci sono imprenditori come me, che cioè, siamo tagliati fuori da qualsiasi cosa. I 600 euro menzionati nei decreti presidenziali degli ultimi tempi sono per le partite IVA, sì, per i piccoli imprenditori, sì, ma a quanto pare sono per insomma, i lavoratori autonomi. Per cui noi non rientriamo perché noi siamo società di servizio che comunque operano nel campo scolastico. Come si legge nella lettera inviata al presidente Mattarella, se non si interviene tempestivamente con aiuti specifici per il comparto, oltre il 40% delle strutture private nel giro di massimo 3 mesi rischia la chiusura definitiva. Antonio Crisci, al termine del servizio, ha voluto rivolgere un appello al sindaco di Fiumicino Montino. Parlo a nome di tante scuole private dell'infanzia, tanti nidi privati dell'infanzia che vivono su Fiumicino e lavorano su Fiumicino. Non abbandonateci perché l'indotto su Fiumicino c'è anche da parte nostra. Quello che posso chiedere a lei, signor Sindaco, è di interfacciarsi con il Presidente della Regione Zingaretti affinché le scuole private abbiano un sussidio concreto, perché noi siamo al collasso. A settembre, se continua così, a settembre noi non riusciamo ad aprire, noi non possiamo aprire. Noi siamo un bel aiuto per il comune di Fiumicino, però a settembre, se continua così, noi non riusciremo ad aprire. Quindi Fiumicino si ritroverà con delle scuole private in meno.